È stata firmata la convenzione tra quattro studenti che andranno a svolgere un'esperienza formativa in ambito lavorativo all'interno di alcune aziende del territorio che si sono rese disponibili ad ospitarli e formarli. Si tratta di un'iniziativa che era partita negli anni scorsi ed è stata riproposta grazie ad un lavoro sinergico tra i vari enti, tra cui quello scolastico. Intanto l'intendimento del nostro istituto è riuscire a dare un futuro ai nostri allievi. E con l'appoggio delle aziende, naturalmente con il Centro per l'Impiego, stiamo portando avanti proprio un progetto di inclusione sia per i ragazzi più disagiati, sia per tutti coloro che desiderano vedere e affrontare il mondo del lavoro con maggiore consapevolezza. È un progetto iniziato l'anno scorso con successo e quest'anno speriamo che vada sempre più avanti e ovviamente si allarghi sempre a più persone e a più aziende. Un segnale importante che viene lanciato dalle istituzioni affinché si possa determinare un impatto positivo nell'accrescimento delle competenze individuali, tecniche ed informali delle giovani generazioni, con il contributo di tutti gli attori del territorio, non solo per mitigare la dispersione scolastica e per rilanciare la speranza, dopo un lungo periodo di fermo lavorativo, di molte attività a seguito della pandemia, ma anche per non disperdere conoscenze e sapere che sono custodite e tramandate all'interno del nostro tessuto produttivo. Le aziende devono aprirsi ai minorenni. Questo è un progetto stamattina che mettiamo in piedi con i tirocini estivi per i ragazzi che hanno almeno 16 anni. E dall'altra parte i genitori devono cominciare a comprendere di nuovo che le opportunità ci sono. Ci sono le opportunità di insegnare ai nostri ragazzi i mestieri di altri tempi che hanno potenzialità estreme veicolate con la tecnologia di oggi. Lo sviluppo e il turismo lo facciamo anche così. Abbiamo quindi la necessità di richiamare all'appello tutti, istituzioni, aziende, famiglie, quindi genitori, ragazzi. L'esempio dell'istituzione scolastica, della sensibilità dimostrata non solo dalla dirigente scolastica, dalla professoressa Ruggeri, ma da tutto il corpo docenti di questo istituto è lì a testimoniare che se ciascuno di noi fa la propria parte, il successo è garantito.